Allora, benvenuti a un'altra puntata, questa volta di Studio Tele 4. Siamo in compagnia del professor Giusto Trevisan, direttore della clinica dermatologica dell'Università di Trieste. È corretto? Io so che su questo mi perdo sempre. Con il professor Trevisan parliamo del quinto congresso nazionale del gruppo italiano per lo studio della malattia di Lyme, che è in programma sabato prossimo a Venezia per una questione puramente logistica, verrebbe da dire, che esatto. Però fa riflettere anche su quello che è un po' l'isolamento, diciamo così, della nostra città a livello di collegamento di treni, perché uno dei relatori molto importante poi ha necessità di far rapidamente ritorno. Intanto grazie professore per essere tornato a trovarci. Grazie a lei. In questo incontro di sabato prossimo vi focalizzerete su un aspetto preciso del problema o lo analizzate generalmente? No, si analizza nel suo complesso. È chiaro che avendo parecchi relatori importanti, quattro relatori stranieri, di cui due però vengono da fuori Europa, quindi cioè il professor Richard Horowitz, che è uno dei nomi più famosi negli Stati Uniti, ed il professor Luc Montagnier, che è un premio Nobel dell'AIDS, è chiaro che loro parleranno per un'ora a testa, insomma. Più tempo, insomma. È chiaro, perché andiamo lì soprattutto a lezione di questi due personaggi. Fate come la Magnani, che una volta in un film dove c'era Mastroianni non c'era molto dialogo tra di loro, disse: vabbè, ma abbiamo pagato Mastroianni, facciamolo parlare un po' di più, se no non era il caso di chiamarlo. Certo. Quindi, fin dei conti. Insomma, li abbiamo chiamati, quindi li sfruttiamo un po', no? Beh, certo. Il morbo di Lyme, professore, è una di quelle malattie, no? Mi corregga se sbaglio i termini, perché posso essere impreciso e a me secca. Comunque, è una di quelle malattie che nella maggior parte dei casi sappiamo che cos'è, no? Però fondamentalmente facciamo poco per proteggerci da questa. Quanti vanno da noi, per esempio, a passeggiare in Carso in pantaloncini corti, senza calzini delle volte, eccetera? Perché c'è, secondo lei, questa sottostima della malattia? Ma dunque, la malattia... Posto che sia così, non vorrei... Ma di eritemi cronici migranti, di eritemi migranti, se ne vedono ogni anno tanti. Li vedono soprattutto i miei assistenti dal pronto soccorso, perché è chiaro, arrivano dal pronto soccorso, che sono stati morsi dalla zecca. Però diciamo, curata in questa fase, la malattia guarisce senza problemi. Però non è che ogni volta che morde una zecca uno si prende la malattia. Sì. Si capita una volta ogni 100 morsi, diciamo. In parte perché non tutte le zecche sono infette, e in parte perché anche quando la borrelia entra nell'organo umano, deve poi adattarsi a vivere in un ambiente così diverso da quello dove viveva prima, cioè quello della zecca. Cambia la temperatura, cambia il sistema immunitario, e quindi deve modificarsi, e molto spesso non riesce a farlo in tempo, e quindi viene eliminata dal sistema immunitario nostro. Ah, quindi c'è anche questa... Certo, c'è anche questo. Quindi. Quali sono i sintomi? Come funziona la faccenda? Allora, la faccenda, c'è una manifestazione cutanea tipica, che però viene osservata nella metà dei casi, cioè c'è un eritema che non compare subito, ma compare dopo una settimana, dopo un mese. E allora vuol dire che c'è stato il momento di incubazione e c'è un eritema che si allarga. Quello è l'eritema migrante. Quando c'è questa manifestazione, in particolare quando il diametro è almeno di 5 cm, la diagnosi è certa. Non serve fare degli esami, magari vengono fatti per seguire nel tempo, ma dal punto di vista diagnostico della terapia si fa in questo caso la cura. Quando invece la manifestazione, l'eritema migrante, non c'è, e invece compaiono altre manifestazioni articolari, neurologiche o anche cutanee di altro tipo, è chiaro che in questo caso è bene farsi aiutare dal laboratorio. E poi il laboratorio si può andare dagli anticorpi ad altre cose. Teniamo presente che gli anticorpi nell'eritema migrante molto spesso sono negativi, perché gli anticorpi si formano dopo un certo periodo di tempo. A me è capitato un eritema migrante dove ho trovato gli anticorpi positivizzati dopo 7 mesi.
Sì, addirittura, beh, caso unico, d'accordo, sono casi eccezionali questi, ma esistono, però molto spesso gli anticorpi compaiono tardi, mediamente si calcola che nella metà dei casi gli anticorpi sono negativi, quindi diciamo attribuire alla positività o meno degli anticorpi la malattia quando c'è un eritema migrante non ha senso, perché eritema migrante, cioè morso zecca, dopo 10 giorni compare l'eritema che si allarga, lì la diagnosi è certa indipendentemente dal valore sierologico. Sì. E la cura va fatta comunque. Quando molti potrebbero essere anche tentati a lasciar perdere, no? Cioè vedono l'eritema e magari possono dire boh, va bene, sarà chissà cosa, eccetera, eccetera. È il caso comunque di farsi vedere, no? Cioè non sottovalutare questa manifestazione, insomma. No, perché come tutte le malattie all'inizio è una malattia facile da curare e noi per trascurarla va a finire che una malattia che era semplice da curare la rendiamo difficile da curare. Certo. Non ha molto senso. Poi l'eritema migrante e la malattia a un certo punto progredisce. C'è una ricerca in questo campo che prosegue? Ci sono moltissime ricerche, ci sono anche molti dubbi, ci sono molte ricerche che vengono tuttora fatte in vitro. Noi abbiamo la borrelia con la spirocheta, ma adesso si stanno studiando quelle che sono le cosiddette forme pleomorfiche, in cui ci sono dentro anche diofilme, le microcolonies, che fra l'altro vengono studiate non solo per il Lyme, ma anche per tante altre cose, in cui ci sono degli studi in vitro che vengono fatti, facciamo per esempio insieme con l'Istituto San Gallicano, con il dottor Enea Di Domenica, e cerchiamo di capire un po' queste cose qua. Comunque sono studi in vitro, ma spiegherebbero per esempio anche certe forme di resistenza, perché pare per esempio che in realtà la resistenza agli antibiotici più utilizzati, cioè l'amoxicillina e il ceftriaxone con la cefalosporina, pare che non ci siano, ma i meccanismi sono diversi. Quello che è un problema invece molto importante è quello delle coinfezioni. Infatti la lettura magistrale del professor Horowitz sarà proprio sulle coinfezioni. Cioè? Cioè la zecca trasmette la borrelia, ma non soltanto, trasmette anche altri batteri che rendono la malattia un po' più anomala. Magari c'è una febbricola, magari c'è una porpora, magari l'eritema migrante ha un'evoluzione un po' diversa. E quando questo succede è importante, perché mentre diciamo la amoxicillina e ceftriaxone sono molto efficaci sulla borrelia, non lo sono sulle coinfezioni, e quindi c'è tutto questo problema. Nella nostra casistica il 13% hanno la coinfezione ed è un problema molto importante. E infatti la lettura di questo americano verterà proprio su questo aspetto. Montagnier invece di che cosa si occuperà? Montagnier parla di nuovi aspetti di cure, e sono degli studi che li sta facendo anche con i campi elettromagnetici, eccetera, e che sono degli studi comunque sperimentali, che fa fra l'altro anche insieme a Horowitz e anche a degli altri studiosi europei, e parlerà un attimino di queste cose nuove. Diciamo, non tutti gli studi che vengono fatti hanno subito un'applicazione poi nella pratica clinica, e in questo caso si parla anche di questo. Io mi ricordo di aver letto un'intervista con Montagnier, l'ha detto prima il professore, è uno di quelli che ha scoperto il virus dell'AIDS. È lui. Beh, c'è anche quella roba con Gallo, poi c'è tutta quella storia, insomma. Infatti ha scoperto Montagnier il virus. Roba da film, difatti ci sono anche dei film che trattano della loro rivalità. Sì, infatti. Una cosa mi ha colpito moltissimo, perché in questa intervista Montagnier disse, non per quanto riguarda l'AIDS, però dice la cosa più... il primo passo che una persona può fare per quanto riguarda appunto la prevenzione di qualunque tipo è lavarsi le mani. Sì, ma questo è vero, perché comunque se noi abbiamo dei batteri, dei germi, eccetera,
Le mani purtroppo vengono a contatto con tutto, il fatto di portarle via, beh, ma anche in ospedale si dà molto peso, si dà molto peso a questo, ma infatti ci laviamo le mani. Io quando faccio in una mattina io mi lavo le mani 10 volte. Sì. Io ho un po' il complesso di quando mi dimentico io c'è l'infermiera che mi ricavo il getto e me lo spruzza sulla Io anche sono sempre che mi lavo le mani, per dire la verità, ma mi ha colpito anche proprio il tono anche quasi apodittico della risposta. Ma sì, perché sono cose banali. Banali, che però riducono il rischio, poi non è che sì, poi certo. Le malattie si prendono così facilmente, però certamente riduciamo il rischio con delle procedure molto banali. Molto basiche anche. Certo. Laddove, parlando di procedure banali per quantomeno, sì, non voglio dire per evitare di essere morsi dalla zecca o punti, quello è il termine. Meglio dire morsi, in realtà morsi. La zecca morde, punge, in realtà non fa né l'uno né l'altro, lei praticamente fa un piccolo taglio nella pelle e ci infigge dentro il tubicino. Per essere incisi dalla zecca allora potrebbe essere più corretto. Quali sono le... perché poi se ne sentono... Si usa dire mordere, Sì. Poi se ne sentono un po' anche qua di tutti i colori, no? Tipo andare con dei pantaloni lunghi, che magari poi non è detto perché in certi casi può essere che devono essere neri o comunque non bianchi. Cioè, si dice di prenderli piuttosto chiari perché così si vedono meglio, no? Perché le vedi meglio, ma in realtà devono essere abbastanza spesso, tipo blue jeans o qualcosa di simile, e poi le scarpe dovrebbero essere serrate sopra le blue jeans in modo che ci sia un tutto unico, che non ci siano dei punti deboli, no? Che non possono penetrare, esatto. Sì, e con calzini quindi anche abbastanza da ginnastica, ecco, insomma, ma anche sulle maniche o è più facile che becchino dipende anche Le zecche non è che saltano tanto, vengono spesso dall'erba, tant'è vero che molto spesso le infezioni al volto sono più proprie dei bambini perché sono più piccoli di statura, no? Ah certo, sì, giusto. Poi possono cadere anche dall'albero, dall'alto, ma in generale vengono dalla terra, saltano. Quindi gli uomini, gli adulti vengono colpiti sulle gambe, per esempio, e invece i bambini più sul volto. Quando ci si accorge è bene cercare di fare qualche cosa da soli, oppure tutto sommato adesso non me ne vorranno quelli dei pronto soccorsi, oppure è meglio andare al pronto soccorso, star tranquillo? Ma dipende, generalmente le zecche vanno prese con una pinza sottile, ma non sulla pancia, ma proprio alla base, dove c'è il becco, e vanno girate. Perché? Perché loro si incollano, producono una sostanza che l'incolla. Quindi ruotando, in un senso o nell'altro indifferente, queste si staccano, no? E poi vengono via. Quindi far così e se no eventualmente anche... Professore, c'è un altro discorso che vorrei fare con lei, abbiamo ancora 7 minuti, che è anche un discorso molto, come dire, che ci viene, siamo obbligati a farlo anche per via del meteo, eccetera. No? Adesso si incomincia di nuovo ad andare a prendere il sole e anche là bisogna stare attentissimi a tutta una serie di cose. Noi ci siamo visti, credo, un paio d'anni fa, non più recentemente, è venuta fuori questa storia anche di questo attore australiano, anche di una certa fama, che si chiama Hugh Jackman, il quale ha avuto, credo, 6 operazioni per un tumore della pelle al naso, e lui ha dato la colpa di questa cosa che gli è capitata, perché essendo australiano e quindi essendo abituato anche per tutta una serie di cose ad andare molto spesso a prendere il sole, eccetera, e lui dice: l'unica cosa che posso dire è usate la crema solare, eccetera. Quindi bisogna fare un'attenzione, penso, io non vorrei essere catastrofista, sono un po' ipocondriaco, questo si sa, però bisogna fare attenzione anche a come ci si espone al sole, quanto ci si espone al sole. Certo, questo è sicuramente importante. Ci sono tanti tipi di tumori della pelle, certamente i basaliomi e le cheratosi attiniche sicuramente sono legate al sole. Rimane comunque sempre anche il problema che non è soltanto una questione di sole, perché per esempio dove sono andato in India le patologie tumorali cutanee sono molto rare. Allora c'è qualcosa. Certamente il sole aumenta il numero dei tumori. Sicuramente per il basalioma e il carcinoma la quantità di raggi ultravioletti che si prendono è importante,
Per i melanomi certamente è più importante la scottatura, soprattutto nei primi 20 anni di vita. E questo è vero, però non dimentichiamoci che ci sono anche dei fattori genetici, soprattutto nel melanoma, che sono non meno importanti. Quindi c'è una combinazione di ambedue le cose. È meglio anche là chiedere comunque consiglio al medico prima di incominciare una stagione di bagni, eccetera, oppure no, fondamentalmente basta andare in farmacia e evitare le ore troppo calde ed evitare le ustioni in particolare, quindi abbronzarsi con progressione, perché poi anche il fatto di non esporsi niente, per nulla, anche questo va bene, perché in realtà il sole produce della vitamina D interagendo con la cute e la vitamina D viene a fare parte dei sistemi immunitari che ci proteggono fra l'altro anche dai tumori, per cui come tutte le cose, no? Virtus. Esatto. Sì. Quindi se il sole viene preso diciamo in maniera moderata fa anche bene, se però ci si scotta e si esagera non va bene. Le ore del sole del mattino presto, quando è più fresco eccetera, certamente sono quelle migliori. E anche andare in giro magari anche con un cappellino, insomma, sì, se possibile, certo. Se qualcuno... noi anche sì, certo, sì, sì, poi anch'io le no. Signore sono più protette da questo punto di vista. Accidenti, è vero, questo sì. Laddove, professore, chiudiamo parlando sì, anche dei nei, no? Sono anche sì, queste, giova ripetere anche questo, no? È consigliabile, no? Fare una, come si chiama, una visita dermatologica, insomma. Certo, fare una visita, come si chiama? Una visita, sì, una visita per i nevi, una volta ogni 2-3 anni può essere sufficiente, l'età consigliata è dai, dopo i 14-15 anni, comunque. La visita va fatta soprattutto quando c'è un nevo nuovo che compare o un nevo che si modifica. Un nevo che compare dopo 40 anni va sempre guardato con sospetto, indipendentemente dall'aspetto che può avere il nevo. Un nevo che cresce, noi dobbiamo guardare il nevo nuovo e il nevo che si modifica, cioè il comportamento del nevo, no? Questo è più importante che non l'aspetto. Tanti hanno tanti nevi, tutti grandi, che però poi alla fine chi ha familiarità invece per i melanomi, è bene che si faccia vedere una volta all'anno, e chi ha avuto un melanoma deve tenere presente che c'è un rischio intorno tra il 4 e il 6% di sviluppare un secondo melanoma. Laddove, parlando un paio di mesi fa con il professor Trombetta di urologia, sì, mi ha fatto notare una cosa che francamente pochi ci pensano, no? Cioè dice, uno, forse l'unico probabilmente, merito della visita di leva era quella che un ragazzo veniva visto per intero da un medico. Quindi se c'erano delle imperfezioni, l'urologo guardava soprattutto, certo, dalle parti basse, eccetera. Se no, delle imperfezioni venivano notate e ci si accorgeva di qualche cosa che non funzionava, eccetera. Nel caso vostro, la visita di leva poteva dare delle indicazioni particolari, oppure per quello che interessava ai medici militari non si cercava il neo, magari si cercava qualche cos'altro? E comunque, però, in ogni caso immagino che se c'era qualcosa che non andava lo facevano notare loro, se magari uno non lo vedeva, non faceva caso, eccetera. Ma noi riceviamo per esempio anche delle consulenze da parte dei colleghi, non so, in medicina del lavoro, in altre cose, vedono e gli dicono, ah, lì c'è un nevo, vada a farsi vedere dallo specialista, questo succede. E lì sono delle visite piuttosto importanti, perché quando il collega ha visto un nevo nuovo, un nevo che si modifica, le probabilità che quel nevo sia sospetto, pericoloso, può essere anche di 30 volte maggiore che su una visita standard fatta. Ma toglierlo è una procedura, non ho mai capito questo, è una procedura lenta, lunga, particolare? Ma no, il fatto di togliere un nevo è una procedura molto semplice, perché sono piccoli, poi quando sono già cresciuti, sì, sono più pericolosi, ok, però quando generalmente sono piccoli, sono anche quelli che hanno i nevi più grandi, però generalmente sono piccoli, si togliono in lasso brevissimo di tempo, e secondo certe linee guida sarebbe auspicabile poter togliere il nevo diciamo durante una visita di secondo livello, cioè in quelle visite dove c'è una probabilità molto elevata di trovare un nevo sospetto. Ok.
Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie. Vi ricordo l'appuntamento con il 5° congresso nazionale del gruppo italiano per lo studio della malattia di Lyme, che si svolge a Venezia questo sabato. Il professor Giusto Trevisan è il direttore della clinica dermatologica dell'Università di Trieste. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro. Ci vediamo alle 19:30 per il telegiornale.